Allora, Siamo arrivati a, diciamo, la bomba l'ultimo. finale. Ci cioè, siamo arrivati praticamente adesso. Puno avrà, dice, ma perché mi devi mettere sto peso? Ma lasciami stare. Però voglio dire che non è solamente l'ultimo mostro di Puno, ma è l'ultimo mostro di oggi. Quindi tendenzialmente andiamo a Allora, proprio a trattare l'ultimo chiudere. mostro della Ed è giornata. perfetto, secondo me, per come è iniziata la puntata, perché lui ha portato Anna dai capelli rossi. Aspramente criticata, però. Avremo anche noi le nostre maschere maiali, sicuramente faremo in maniera tale da avere delle patchwork, Beh, io il primo raduno di va bene, o facciamo un gioco, Sì, oppure tutti me li immagino mascherati. tipo Eyes Wide Shut, Bellissimo, ma con no? tutte le maschere Con quella meravigliose. musica, certo. È Puno. iniziato con Anna dai capelli rossi, che quindi la questione del sociale, di come può vedere, ad esempio, tu hai detto in una classe, la bambina o il bambino discriminato che diventa il mostro. E io ti rovescio la situazione. Uè! Totalmente, per Torna di va cui. bene, rovescia! Esatto, torna di va bene, rovescia perché allora Che io ti succede? rovescio in cui non è la bambina e il bambino a essere il mostro e quindi la realtà a identificare il mostro, ma il contrario, portandoti 3, 2, 1, buondì! Ma sempre su Sketch, io sto lì! Adesso mi è E passata tutta adesso, la lo voglia! so, ma volevo fare questa gag. Sempre, Chi sempre! è? Chi è che rovescia la cosa? Il Gran Puno! La signorina Trinciabue di Oddio, Matilda che bella Save Me. scelta! Fantastico! E poi, scusa, tutta la... allora recitavi tutta la prima parte della puntata. Comunque, io non sono d'accordo. Io per mostro devo avere almeno due zampe, No, cose. perché E questa in poi mi realtà è corti la però cosa. nel film è Ma sei un trattata. infame, Ma vero? Mi hai nel. fatto stare male, stavo, sono andato a Aspetta, piangere. aspetta, perché in No, sto realtà lei scherzando. è trattata come un Aspetta, mostro nel film. a parte la mia Parliamo alla reazione. gente. Sì, infatti, Esatto. spieghiamo che cos'è. La signorina Trinciabue è un personaggio di un film del 1996 di Danny DeVito chiamato Matilda Sei Di Mitica. Danny DeVito? È di Danny DeVito, Davvero? non lo sapevi? E Lui regista? Ha fatto pure il regista? lui ha fatto il regista e ha recitato che faceva il padre di Ah! Matilda. Sì, quello sì, non sapevo Sì. che era lui. Minchia! Tutto il film di Danny, ma non solo, mi ha aiutato poi nella vita reale perché c'erano stati dei problemi, non mi ricordo, ma poi le cose si Io possono gli voglio leggere. bene, mi Andate a piace. documentare. In realtà Danny DeVito, tra l'altro, ha aiutato un sacco, ha avuto delle difficoltà in real life, l'attrice di Matilda, e Danny DeVito ha fatto un botto per lei, è un tizio meraviglioso, poi Danny Bellissimo! DeVito. Regia di Danny DeVito. Che succede? Va a scuola questa bambina chiamata Matilda e che ha dei poteri paranormali, ha dei poteri psichici, psionici, a seconda di come si vogliono vedere, sostanzialmente ha dei poteri di telecinesi, quindi può muovere gli oggetti con la forma, cioè con la forza del pensiero, con la forma del pensiero. È un po' come Johnny, È quasi sostanzialmente. magia. È quasi magia Matilda. E malvagia e terrificante è la signorina Trinciabue, che già il nome è Ti fantastico. sento? Mi soffio il Trinciabue. grugno un attimo, ti Soffio nel sento? grugno un attimo, ti sento. Che poi era Cioè, molto corpulenta. era enorme perché anche i bambini erano sempre, era quasi spesso presentata da sotto, quindi in questa regia intanto metto la cam, era presentata in genere con una regia che la riprendeva dal basso, per cui la si vedeva sempre imponente, era vestita in maniera anche ingrassata con dei trucchi, immagino, quindi molto imponente. Però sempre attillata, con diciamo sicuramente lo si vede anche nell'immagine che ho caricato qua, dei vestiti che ricordano quasi diciamo una severità, indubbiamente, per cui i capelli tiratissimi indietro, per cui niente era sciolto, la cintura strettissima, i bottoni tutti, non vi dico che sembrava una nazista, ma mi dissocio, ma Ogni stiamo volta che me là. ne vado devi tirare fuori questa parola, eh? No, però Nazista. è richiamata diciamo, quantomeno la questione militare, è indubbiamente richiamata nel vestuario, nella disciplina pura. E cosa fa questa Dobbiamo fare la maestra? reaction alla scena È della la torta. Te maestra. Ah, vuoi la prendere? ricordi? Vai, vai, Chiaro. tu parla, la scena. Io non ho preparato niente perché ho È detto, vediamo topica se. quella, così Ma prepari. tante pure quella delle trecce, quella C'era della. Vabbè, fatto sta, che questa cosa fa? severità inquietante, no? Tant'è che cosa faceva sostanzialmente? Puniva per esempio i ragazzini e li faceva in maniera terrificante. Per esempio, li chiudeva in una sorta di Iron Maiden, che è Sgabuzzino. esatto, lo sgabuzzino, però quello con le punte, tipo il Sì. sarcofago della tortura medievale.
che era quella appunto la sorta di sarcofago con i chiodi, oppure per esempio un'altra cosa, a un certo punto prende una bambina dalle trecce, eccola, c'è la scena là, Ora vi la facciamo prende e vedere. inizia a farla girare e Ah, la lancia. aveva una sorta di lancio tipo del bambino, Che come in lanciava con le Asterix e trecce, Obelix, esatto, no? c'era una cosa Cioè, la to terrificante. torturava i suoi allievi. Torturava i suoi allievi e tu, bambino piccolo, che guardi questa signorina trinciabue, è un mostro, sì o sì, Fantastico come cioè mostro, è sì. proprio un mostro. Fantastico. Cosa più interessante qual è che fino a prova contraria nel film, quella che per la realtà dovrebbe essere un mostro è Matilda, è lei che ha i poteri assurdi. Cioè Matilda è la bambina strana, è quella che ha i poteri, è quella che muove le cose, ma alla fine proprio il bello di quel film è riuscire a far incarnare la visione di un bambino. Per cui se prima parlavamo appunto della realtà rovesciata che guarda il mostro, per esempio nei bambini, eccetera, eccetera, qui c'è l'aspetto contrario. Quindi chiudiamo paradossalmente con questo mostro, non dalla società che indica il mostro, Bravissimo, ma dal bravissimo. bambino che vede il mostro come qualcosa di diverso, in cui c'è l'immaginazione ed è il reale il mostro. Cioè. Guarda, su questo faccio due consigli di analogia veloci. Vai, vai, vai. Allora, per esempio, ragazzi, nei film che riguardano questo tema del mostro come mostro umano, cioè il mostro che però ci sembra la cosa più umana che c'è nel film, è tutto quello che c'è attorno, come sta cercando di farci riflettere il Puno, in qualche modo è mostruosamente reale, è una sorta di satira del reale, o il reale che diventa mostruoso perché è crudele, perché è sadico. Mi viene in mente che il film di Tim Burton, Edward Mani di Forbici, presenta questa dinamica in maniera egregia, perché Johnny Capolavoro, ci ho Depp, in qualche pensato se modo, portarlo, se vedete, non è importante concentrarsi sul fatto di Edward come mostro con le mani di forbici, ma tutto quello che c'è attorno, soprattutto nelle prime scene del film, viene mostrato una sorta di realtà americana dove tutto deve essere perfetto, felice, allegro e colorato. colorato. E quindi Edward Mani di Forbici non sono soltanto le forbici, lui in qualche modo è questa atmosfera molto di Burton, gotica, lugubre. È che in realtà il mostro in quel caso è una sorta di protagonista buono ed è il mostruoso e tutto ciò che lo attorna. E la stessa cosa, secondo me, si può vedere, diciamo, in realtà in moltissime cose, ti devo dire. È un sappieno, ma guarda, se posso Cioè, fare anche un gioco di parole che mi è venuto in mente dicendolo io stesso, senza farlo apposta. questa così la dico solo, Vai, vai. una topica e famosissima puntata di Piccoli Brividi, vedeva praticamente, ma una delle prime puntate, vedeva praticamente la storia, se volete anche un riferimento horror, il film Body Horror Society, Bellissimo. vedeva praticamente questa puntata di Piccoli Brividi dei giovani ragazzini che indagavano su dove era il mostro, che cos'era il mostro, su una presenza mostruosa, no? Però praticamente c'era un cliffhanger alla fine di questa puntata in cui in realtà si vedeva che tutta la città era popolata da mostri, così come in questo film Society. E il mostro diventa l'unico che non è mostro. Però Puno non sta dicendo questo, cioè Puno non si sta fermando solamente su una dimensione visiva di corpi, sta cercando di far vedere in qualche modo un'inversione di prospettiva di Esatto, l'inversione qual è? Ed è qui una cosa interessante, tra l'altro. Intanto già la tutti i dice film di tutti i film di Burton. Burton, Sì, la sì. maggior parte dei film di Burton è proprio Cioè, il tema del mostro visto, cioè il film visto dal punto di vista del del mostro, che mostro. poi alla fine vedi che è mostro, lo è perché il normale lo chiama mostro, ma mostro lui non è. Cioè, è molto in questa È una bellissima una poetica, pista soprattutto degli anni molto 90. bella. Qual è la cosa della trinciabue che secondo me, tra l'altro, è interessante? Che, come ho detto, è veramente dalla parte nostra, dalla parte mostra, cioè dalla mostra parte, sì. Nel senso, così come i mostri, noi tifiamo per i mostri, ma non è il mostro in questo caso per cui noi tifiamo. Nel senso, lei vede i bambini come mostri e i mostri vedono, cioè i bambini vedono lei come un mostro. Ma la cosa interessante è che anche andando in una sorta di gioco di parole strano, in cui la bambina Matilde, che Matilda. Matilda, Matilda sei com'era mitica, in Matilde sei italiano? mitica, Matilda Matilda, sei magica. mitica, Matilda sei mitica. Matilda sei mitica, Matilda usa la forza del pensiero. Adesso nel film la forza del pensiero si tramuta in una logica molto base, cioè la telecinesi. Se noi diciamo con la forza del pensiero, in realtà possiamo anche andare con l'immaginazione, nel senso se usiamo la parola forza del pensiero, Matilda è
la forza del pensiero, è l'immaginazione. Sì. E la trinciabue, che tra l'altro trinciabue, cioè ti dà proprio questa cosa che prende il bue e lo trincia, che cosa sei? Cioè che trita le Mostra cose. orribile. Cioè la trinciabue, che, voglio vedere, chissà in inglese qual è il nome, Allora, voglio dire. vediamo. La signorina trinciabue è il reale, che è esattamente quello che costringe, che forza, che tortura. Tortura esattamente quella parte dell'immaginazione e che invece ci si può liberare da cosa? Grazie a cosa della trinciabue? Grazie alla forza del pensiero, grazie alla forza dell'immaginazione. Cioè la forza dell'immaginazione è la cosa per cui si può sconfiggere il mostro realtà, il mostro reale. Tra Quindi. l'altro, se ci sono, per esempio, magari alcuni spettatori possono dire, secondo me il Grampuno sta facendo un'operazione, cioè è una lettura troppo al di là, overthinking, cioè non è vero, cioè non è questo nel film. In realtà, Trunchbull. io in questo caso difendo il Grampuno perché nel film questa cosa che sta dicendo il Grampuno è fortemente tematizzata perché Matilda, incontra è molto simmetrica con Anna. E io sono sceso nei dettagli, però incontrerà una figura di riferimento che è una maestra, e anche in Anna c'è una maestra. E praticamente, se uno dice il Grampuno dice una minchiata, invece non è vero, perché questa maestra utilizzerà esattamente questo argomento che ha tirato fuori il Grampuno, dicendo a Matilda: tu non sei un mostro in qualche modo, tu sei magica, tu hai praticamente la forza dell'immaginazione, perché anche Matilda si ritrova con una sensibilità sopra la media, e la maestra come figura nel film riesce a far vedere a Matilda questa, non il suo potere come oh, sono un Che X-Men, poi. Esatto, adesso vado e spacco tutto. Fa vedere questa cosa esattamente come potere dell'immaginazione. Matilda, tu non sentirti un mostro perché sei una bambina che immagina più degli altri, e sei questa è poesia. speciale. Esatto, sei Quindi in realtà il tema speciale. del Grampuno Che c'è dentro il film. adesso è interessante perché ritorna un po' con la cosa di Anna dei capelli rossi, cioè la piccola differenza. Trunchbull, Trunchbull, non so tra l'altro se è anche in così. Heidi, signorina Rottermeier, no? Questi Però nuovi non so cattivi. se Trunchbull, se ha fatto la battuta, Ha o effettivamente così. Ha fatto fatto la la battuta. battona! Non so se si può dire. Certo. Si può dire? Eh sì, Ah. Con mica... tutta la lore prima ha fatto la battuta. No, Ma perché è Jarrah? Che la allora è... battuta in realtà. La battuta è con Stockholm. Ha fatto la battuta. Sì, dico, sì, cioè lui voleva fare la battona nella lore di Dore di Va Bene, sono le battute riuscite male, ma perché ha qualche Ah, altro ok. significato? Non lo No, no, so. no, assolutamente così. Ah, no, si Non... chiama così veramente, dice la Trunchbull. Va bene. Grazie, Gerrà, di E cercare le la cose. cosa qual è, secondo me, riprendendo anche quella cosa che hai detto tu all'inizio, ed è secondo me una buona chiusura, tra virgolette, non perché ora È dobbiamo chiudere, però fantastica. una buona accompagnare. E vedi che qua lo toglie, vedi? Ma questo è Streamlabs Lo tira consento? banna, sì, banna pure cazzo, cioè ma cazzo si può Ah, dire, quindi la puoi posso dire. bestemmiare su Twitch. Allora vado. Sì, no, l'importante è Non è niente che sia razzismo, riferito. sessismo, Ok. La cosa che volevo dire, comunque perché è importante, sono molto felice di quella questa cosa. piccola e apparente soglia tra il l'esser mostro e l'essere speciale. Cioè, che cosa vuol dire essere speciale? A parte che in realtà si potrebbe anche qui parlare anche in maniera molto pesante. Però mantenendoci un attimo più tranquilli, quindi non andare sulla specie, lo specimen, che cos'è cioè lo speculus, appunto, quello è Per non pesante. andare su e poi lo fa. E poi lo faccio, però no, non mi addentrerò, diciamo, non ci, cioè, ci sono andato ma non mi sono addentrato. Però l'essere speciale come un qualche cosa di diverso e l'essere mostruoso che qualche cosa di diverso, ma in realtà l'essere mostruoso e l'essere speciale collimano semplicemente con l'essere ciò che si è. Cioè, con quel Assolutamente sì. semplicemente di spiegarsi da sé fuori dalla questione della normalità. Cioè, chi è che non è speciale? Non chi è diverso perché, ma chi è semplicemente in una questione di quell'uniformazione. Però non Cioè... quell'uniformazione del tipo, se io ho un carattere che mi uniforma agli altri, va benissimo. Il punto è, se io quel carattere non ce l'ho e lo forzo per avercelo. Si capisce lo voglio Secondo dire? me sì, si può Cioè, quel anche dire, forzare l'uniformità. Uno è speciale anche se è uniforme di suo, ma è così. si può anche dire secondo me che il mostro è qualcosa che è evidente che è un mostro. Diciamo, è un mostro, è mostruoso, sei un mostro, però il mostro si può dire in maniera turbo pesante, però secondo me ci sta. Il mostro è ciò che è,
Cioè, il mostro è un mostro che esiste perché esiste. E c'è È un altro. irreale che Perché non si è. mostra. Cioè, è irreale che non è ciò che è. È irreale che vorrebbe dire: no, le cose stanno così perché è così che deve Posso fare andare. quattro? Scusate. No, scusate un attimo. Sì, a maggior ragione. Mi hai fatto spaventare. Che sta No, succedendo? perché scusa, ho detto che non sarei stato pesante, ma adesso lo sono invece. Perché il Sei un punto. gigante, è il Sono, peso. esatto, sono un gigante, Sono quindi scusate, dell'ape. sono pesante. È sempre così perché essendo gigante faccio le rime con ante. Ho usato pure la frase per fare la rima con se stessa. Sarebbe fighissimo se la cosa figa che volevi dire era questa. No, la Ti cosa più. immaginate Magari. l'ultione, tutti La che cosa davano che il volevo sub. dire Vai. è che mostro, come ho detto anche la volta scorsa, viene da mostrare, quindi il mostrare, e non a caso lo speciale viene dalla radice specie, nel senso così come lo speculum, così come lo spettro, lo spettacolo, è ciò che si dà a vedere. Nel senso che sembra una cazzata. Perché stai là a farla pesante? Cioè, è No, era pesante. arrivato, stavi citando, stavi parlando in armeno arcaico, prego, prego, non è pesante, È prego, Cinzia, latino, poi eh. facciamo i conti con lui dopo. Vabbè, lei è la truccatrice, che gli frega. Però Vabbè, sì, fatto sta perché mi ricordo da mostro. L'idea in era, realtà era collegare. l'avevi aperto la rubrica così tu, sulla singolarità, ecco. Esatto, ma il punto quindi era Sì. collegare anche etimologicamente, manco a farlo apposta, mostro e speciale. Cioè lo speciale e il mostro sono ciò che si dà a vedere. Cioè quel puro si dà a vedere, che non ha la questione del si deve dire com'è. Non è a com'è detto che è, ma è come è per come appare. E in quel puro apparire ed è proprio quello che terrorizza, che fa tremare ciò che si dice che è. Cioè è il dire che trema davanti al mostro e Sì, davanti allo ragazzi, cioè speciale. la realtà, mo sembriamo veramente dei tipo, filosofi che devono dire che cos'è la vita, però la realtà è un discorso, cioè la realtà dice, ah, allora secondo me è normale questo, secondo me tu sei questo genere, tu sei questa specie, tu sei questa cosa. La realtà è un discorso che domina le cose. Mentre il mostro è semplicemente se è semplicemente lui, è semplicemente Accordato con per se questo il mostro è stesso. speciale. Ma in realtà ogni cosa che è semplicemente se stessa è speciale e perciò è anche mostruosa. Mostro è semplicemente un modo che usano le persone normali o la realtà per indicare quelle cose che sono naturalmente speciali, che sono naturalmente incredibilmente speciali. Ma in realtà lo saremmo tutti. È semplicemente che ci sono alcune persone che vogliono parlare come la realtà. Dire no, no, però guarda che così ho sentito così. Invece il mostro è sicuramente uno che arriva lì e non ha, non si presenta con un canone. Non si presenta come, ah, ok, io sono questo perché io dicono che io sia questo. Magari sono anche gli altri a definirlo, perché il mostro non si definirebbe neanche. Cioè, il Non si definirebbe mostro neanche è mostro, proprio che poi è quello qualcosa. che fa per esempio anche Edward Mani di Forbici, o almeno lui Esatto. sa che la gente lo definisce mostro, ma lui è parte di una dolcezza infinita, quindi Io c'è. Cioè. sono assolutamente d'accordo e mi piace moltissimo che hai tirato fuori Matilda, perché non è una. A parte che io amo ogni volta che c'è qualcosa degli anni 90 in questa trasmissione, cioè sono molto turbo anni 90. Quindi è veramente una cosa che magari voi che ci state seguendo, se siete avete vissuto gli anni 90, ah vabbè, Matilda, sì, lo vedevamo sempre in TV, figurati. Rivedetevi Matilda! Però secondo me questa è una cosa che magari la cogliamo quelli di questa generazione degli anni 90. Chi non conosce può approfondire un film comico che comunque è leggero da vedere, fatto anche bene, con Danny DeVito, molto carino. E magari cioè, è proprio una cosa tipica anni 90, andava sempre a citare uno, però hai fatto bene perché era sempre davanti agli occhi e l'hai tirato fuori ora. Tra l'altro, se vuoi, dimmi tu, Io, se perché vogliamo reagire a quelle due cose se che vuoi dici? facciamo vedere una scena divertente di Vai, Matilda, vai! così magari endorsiamo il film, facciamo vedere una scena della signorina Trinciabue, praticamente vi facciamo vedere una delle tipiche punizioni, puoi mettere il primo, delle tipiche punizioni della signorina Trinciabue con i suoi allievi, con i Questo? suoi alunni. Sì, questa è una scena topica della O torta, c'era questa? la prima, direi. Questa è quella delle trecce. Va Scegli tu, bene. scegli tu. Va bene. Questa è la scena della torta, cioè praticamente lei ha un alunno un po' sovrappeso e decide di punirlo in maniera originale con una torta. Adesso lascio parlare le immagini. Comunque potete vedere la Vedete Trinciabue, questo che vi dicevo prima, queste riprese l'inquadratura. sempre da sotto, per cui anche la logica del bambino che vede l'adulto già come mostruoso, nel senso nel suo essere imponente. Il crustino, beh, ti ho detto che sembra nazista, però, cioè nel Beh, senso. sicuramente l'archetipo dell'educatrice severa che però ha qualche cosa di un'educazione militare, Militare, da perciò ti dico, caserma. ricorda quella cosa. Bruce Pappalardo.
Vuole avvicinarsi, prego, il piccolo. Guardate come si avvicina sempre la telecamera ed è famoso il fatto che quando la camera è così vicino deforma. Anche quello, se vedete l'attrice come è stata truccata anche per rendere questa cosa minacciosa, Poi a mostruosa. rivederlo, è un film, cioè ci ripenso, che in realtà ha una buona regia, perché nel Ottimo. senso dici avviva il cazzo, però nel senso le scene erano sempre pensate, cioè riesce veramente a renderti l'essere cartunoso dei personaggi, ti Sì. rimangono molto impressi. Quella Bruce. Lei è è Matilde. Matilda. La musica. Guardate questo silenzio, questa solennità. Questo bambino, Bruce Pappalardo, altro non può definirsi che un depravato e un lestofante. Sei un ignobile criminale, vero? Non capisco perché. La torta al cioccolato. Tu, strisciando come un serpente, ti sei infilato in cucina e hai mangiato una fetta della mia torta personale, vorresti negare? Una cosa, Ma il doppiaggio è suo? mi sa che abbiamo beccato, abbiamo avuto culo, uno dei pochi Ah, è un fan doppiaggio. dub, Esatto, io cioè dicevo, ma il doppiaggio non è il suo. praticamente sì, perché cioè, non è che sia brutto, però hanno cercato di ridoppiarla, Sì, ma è quindi pessimo. comunque Ma di fatti non è sì, quello. l'hanno reso un attimino la voce un po' marcata Eccola, questa è. troppo. Sì, magari sì, se questo sono in inglese, però Smells sì. chocolatey. Vabbè, abbiamo la stessa cosa dell'altra Vabbè, allora volta. Facciamo praticamente. vedere quella delle trecce a sto Facciamo, punto. allora, praticamente aspetta, però ormai, praticamente che cosa succede? Lei gli fa mangiare la torta come una sorta di tortura e lo costringe a Qua. È mangiare la torta. Ok, questa. Bello. vediamo. Mi dispiace che si perdano la cosa. Se Ma è sempre quello no, gliela diciamo e facciamo le trecce, per me non è problema, però. già, la pubblicità. Ok. Se Allora, devo è stringere. successo che lei stava costringendo il bambino a mangiare la torta come punizione per dire: tu hai rubato la torta, adesso ti mangerai questa torta gigante. Gli metto una torta davanti così. Però qua c'è tipo una sorta di rivolta guidata da Matilda, che comunque in realtà è la prima rivolta contro la Trinciabue. Quindi ve vedete cosa succede? Guardate questa atmosfera dei bambini che si uniscono contro la Trinciabue. Bruce, 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 Bruce. Guarda che epico lui. Ma bellissima Che poi sta la cosa scena. bella qual è che se noi pensiamo a una scuola di quello sovrappeso che mangia le cose e per la prima volta la scuola gli fa il tifo perché lui sia quello che è quello sovrappeso che se mangia 6 kg di torta e sì, tifiamo per te perché cioè tu sei te. Guarda, Cioè in sì, realtà è anche in questa molto. scena non so come Queste dirlo. scene, diciamo, della mostro umano, tipo qua è Matilda il mostro umano, però è che a un certo punto, a poco nella trama c'è un'inversione di ruoli, a un certo punto riesce a trascinare dalla sua parte, c'è molto anche in Anna dei capelli rossi, però in realtà questa è un'epicità, cioè magari è tipo un po' il bene e il male, mentre in realtà. Quando il mostro parte da zero e riesce a trascinare e avere, diciamo, la sua rivalsa, per me è molto più bello di quando, tipo, l'eroe, che tipo, già sai, l'eroe Capitano America sconfigge il Certo. male, bravo, ecca. Beh, ma qui Nel c'è senso, un po' invece, qua è quell'inversione, proprio. quello che dicevi anche di Anna dei capelli rossi, cioè che Sì, Bruce, che in assolutamente. genere, capito, nella classica scuola americana, nei film, per esempio, quello sovrappeso è preso in giro perché bla bla, qui che tutta la scuola, invece di prenderlo in giro esposto, in realtà si schieri con lui e decida di fare il tifo per lui perché è quello che è. Questo Cioè, è tipo, capito? per me è tipo un po' Torre di Babele, cioè la rivolta Sì, dei sì. bambini contro il reale. Vado avanti? Se In vuoi, realtà quello questa possiamo faccio far vedere vedere le anche trecce che è un esatto. minuto. Facciamo vedere l'altro grande cult della Trinciabue, ragazzi. Carne fresca. Sono io. Chiudi la pubblicità. Amanda Trip. Grazie. Sì, signorina.
signorina Trinciabue. Cosa sono quelli? Quelle cose, signorina Trinciabue. Quei codini di maiale sulle orecchie. Cosa? Sta parlando codini? Delle mie treccine. Sei un maiale, Amanda? Cioè, capito, non so se si sente bene questo video. Questo ho detto prima, si sente poco, ma si riferiva a quello prima. Qui si sente il dialogo. Si sente. Praticamente sta dando del maiale alla bambina perché c'ha le treccine. Signorina Trinciabue, ho mai accettato maiali nella mia scuola? Se ho mai accettato maiali nella mia scuola? Ditemi se si sente, se no vi doppio oppure vi alzo un po'. Ancora non sono niente. Io nel dubbio lo alzo un po'. Sì, sì, dai. Tanto vogliamo far vedere che l'attacco fisico. Così. La tua mamma è una baggiana. Non presentarti con quegli obbrobri domattina a scuola o ti garantisco però... che però... Io. Però... Cosa hai detto però? Lancio del martello. Come? Lancio del martello. Te lo do io però. Bellissimo, surreale. Un lancio d'antologia. Un lancio d'antologia. Guardate che bello, surrealissimo. Pelo, credo. Breve poi. Forse l'ha salvata Matilda, sai? Eh sì. Che raccoglie i fiori. Vedi, sì. Diventa una bella esperienza grazie a Matilda. Grazie alla forza del pensiero. Prima che vi sbatta tutti nello strozzatoio, si chiamava lo strozzatoio, lo sgabuzzino. Tra l'altro, piccolissima aggiunta di lore: la lore della Trinciabue, lei in qualche modo veniva con questa cattiveria, si generava dal fatto che precedentemente, prima di fare l'educatrice, lei faceva l'atleta di lancio del martello, e anche questo spiega anche nel film la sua fisicità, il fatto che sia così robusta, e quindi in qualche modo è anche l'archetipo del fatto che lei riversa sui bambini, classico archetipo del maestro cattivo, la frustrazione di una carriera interrotta. Quindi c'era, questa era la lore. MacArthur, sì, sì, è tornato membro della torre ad honorem. Penso parli di Matilda. Mamma mia, guarda che luci inquietante, guarda che sono inquietante. Sì, infatti, perché scusa, nessuno dei due c'ha gli occhi, perché ci sono spente le luci, ovviamente. Beh, no? È la fine del ciclo sui mostri, quindi... Esatto, quindi deve essere al deve buio. Inquietare. Il buio è esattamente la casa del mostro. Perché, guarda, è anche interessante, scusate, ritornando... Reaction a noi stessi o reaction a... Dici. No, non mi interessava, per esempio, il buio, cioè, se il mostro è ciò che si dà a vedere e il buio è dove tu non puoi vedere le cose, ed è esattamente, paradossalmente, la paura del mostro, la paura del buio che si mostri nel suo vedere un qualche cosa che non puoi vedere. Cioè che si mostri l'invisibilità stessa, non so come dirlo. Cioè adesso, per esempio, qua sotto questa maschera... Non magari... mi hai ascoltato, tu stai... No, io ho ascoltato, sì. Adesso giudica se c'è una continuità rispetto a sta frase. È come se tipo magari qua sotto questa maschera non c'è nulla. Cioè nel senso, esatto, è come se diciamo noi così... siamo... Noi siamo all-loaded, va bene. Esatto, all-loaded, va bene. Perché Wufu e Puno sono fatti di ombre. Mi è piaciuta questa cosa sui mostri. Ma guarda, altro da dire, in realtà c'è poco. Io voglio salutare i mostri, quindi voglio praticamente farvi vedere l'ultima volta la schermata. Vai. Voglio dire, praticamente questa puntata, volume 2 sui mostri, nel volume 1 abbiamo trattato di Chucky, Al 9000, Lo Squalo, Gli Skeksis di Dark Crystal. Oggi abbiamo portato Anna dei Capelli Rossi, Duel di Steven Spielberg, I Tremors, La Signorina Trinciabue di Matilde, Sei Mitica, Matilde. E abbiamo praticamente sperimentato con voi questo format che ci ha permesso innanzitutto di creare un po' di suspense tra di noi, ma vogliamo preservare questo tipo di format perché... Come potete vedere, abbiamo toccato tantissime cose che non abbiamo poi esplorato, no? Però abbiamo usato degli esempi per, diciamo, cercare di andare un po' qua, un po' in là nel mondo dell'immaginario, inoltrarci negli archetipi dell'immaginario. Quindi speriamo comunque di aver lasciato con questo esperimento, diciamo, una traccia di quello che vorremmo fare in questo canale, cioè non trattare tanto di un tema, ma da questo tema sbloccare porte, sbloccare i mostri che rimangono fottuti alle porte. Cioè vogliamo dedicarci, cercando di mandarci una cosa, perché se riesco, vai. Vogliamo cercare, appunto, no, cioè il punto è
Con l'anna dei capelli rossi, sbloccare l'archetipo del ginger e dei capelli rossi. Con Duel, sbloccare l'archetipo del braccare, dell'inseguimento. Con la signorina Trinciabue, l'educatore severo e i bambini contro il reale. Con i Tremors, la mutazione, l'evoluzione, i vermi giganti, i dinosauri e gli esseri pre-dinosauri, pre-cambriani. Quindi in qualche modo noi vogliamo fare questo, in teoria, va bene? Vogliamo trattare dei temi, ma da questi temi vogliamo arrivare a degli archetipi. Anche se sembra un parolone, archetipo è un qualcosa che ci permette di condividere con voi quello un po' che vogliamo fare, cioè ampliare di più. Il mostro è stato un modo, come avete potuto notare se ci avete seguito, per parlare anche dei nostri temi fissi, che sono l'immaginazione e la realtà. Quindi questo è un Io po' il recap difatti del ho volume. chiesto, chiedo anche a Carlotta se ci abbiamo tempo, anche poco, per introdurre una cosa. Io in realtà pensai che la farei adesso. Non so se Carlotta ci dà il tempo. Non so di che stai parlando, Sto aiuto. parlando di lui, quantomeno. Te lo faccio vedere, scusate. Altra suspense, ragazzi, fine Di puntata. lui. Va bene, lo Secondo me, lo mettiamo. mettiamo. Apri tu Telegram, così lo prendi tu. Allora, sì, Così io parlo un attimo, inizio a introdurre questa vi cosa. Mettimi grande, portiamo. però. Mettimi grande. Intanto ricordiamo Anna dai capelli rossi. Vabbè, Duel, Tremors e la signorina Trinciabue sono stati i quattro Eccoli mostri di qua. oggi.